Ci troviamo nel cuore del mercatino rionale di San Giorgio che si svolge ogni martedì. Proprio qui stamattina si è svolta una seduta itinerante della sesta municipalità. Sotto la lente di ingrandimento del presidente della circoscrizione Leone, il problema della sicurezza. La strada dove si svolge il mercato infatti non è chiusa al traffico veicolare e questo costituisce un rischio per l'incolumità dei cittadini. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato al presidente della sesta municipalità, Lorenzo Leone. Presidente, quali sono i problemi del mercatino rionale di San Giorgio? Ma il problema del mercatino è la messa in sicurezza. Noi ci siamo insediati da poco, 7 mesi, abbiamo capito che non c'è nessuna ordinanza, non è possibile che nel mercatino possano transitare auto, non è possibile che si possano bloccare due arterie principali come Viale Cremanti e Statale San Teodoro. Quindi oggi un incontro con l'assessore Mazzola, con il comandante dei vigili urbani per definire innanzitutto mettere in sicurezza i cittadini stessi, dopodiché magari capire cosa bisogna fare, o lasciare libera un'arteria e dare la possibilità ai mezzi di soccorso e ai cittadini che abitano a San Giorgio di poter circolare tranquillamente, e nello stesso tempo i cittadini che vanno a comprare possono stare tranquilli senza nessun pericolo. State pensando anche a una possibile nuova location per questo mercatino? Oggi siamo qua perché notiamo grossa difficoltà sia dei commercianti, sia dei cittadini, sia chi dovrebbe transitare in questa strada. Quindi vogliamo affrontare con chi di dovere, l'assessore Mazzola, l'assessore D'Agata, con tutte le parti interessate, e mettere fine a una situazione che potrebbe diventare grave veramente. Si sta cercando una soluzione per evitare il passaggio delle auto proprio all'interno del mercatino. Speriamo che risolvano il problema, non so, noi siamo qua per lavorare, se sistemano le cose va bene anche per noi. Le cose fatte è meglio, sempre meglio di fare cose così, messi in mezzo alla strada.